Nella Action 2022 ci sono anche i carrelli in acciaio inox e anche attrezzature in acciaio inox. Qual è la particolarità? Allora, la particolarità è di avere un prodotto destinato a dei settori ben definiti, che sono quello dell'alimentare, del farmaceutico e tutti quei settori dove vengono utilizzati i prodotti chimici, perché come sappiamo l'inox è un prodotto che può essere sterilizzato senza problemi e che non è non subisce attacchi chimici, è più resistente ad attacchi chimici, per cui abbiamo fatto forniture anche a miniere in varie parti del mondo, miniere dove vengono utilizzati attacchi chimici per estrarre i minerali. La cassettiera in particolare è in acciaio AESI 304, quindi perfettamente utilizzabile in tutti questi ambienti. Per quanto riguarda gli utensili, li abbiamo dovuto scegliere un acciaio 420 per garantire maggiore resistenza meccanica, per cui la resistenza meccanica degli utensili in inox è pari, a volte addirittura superiore, anche se non dovrei dirlo, ai prodotti standard. In acciaio legato. Ci sono vari settori, ed è uno che mi piace citare, proprio perché abbiamo avuto un'esperienza con una cantina di Montalcino che è stato particolarmente divertente, devo dire, non posso negarlo, per cui l'acido sviluppato dai tini del vino attaccava tutto quello che era metallico, addirittura era una vecchia cascina ristrutturata che aveva i catenacci vecchi. Una mattina sono arrivati, tutti i catenacci vecchi erano caduti a terra perché si erano arrugginiti. Utilizzando acciaio inox nella struttura, in tutte le varie combinazioni, ovviamente questo pericolo si evita. Ok, mi dicevi poi la particolarità delle chiavi, che è stata fatta un'attenzione, diciamo, alla realizzazione, togliendo tutte le parti, diciamo, ad angolo, quindi smussando tutto. Esattamente, perché il problema abbiamo con l'Università di Modena, abbiamo fatto delle analisi sui prodotti e abbiamo visto che nei punti dove ci sono anfratti, dove ci sono punti dove la carica batterica si può accumulare, c'è un problema e si aumenta il problema e il rischio di portare batteri in ambienti che devono essere incontaminati, per cui queste forme sono una scelta progettuale necessaria, diciamo. Certo, quindi una minima attenzione anche il rischio di contaminazione batterica. Sì, lo studio è stato fatto appunto con università, con aziende, proprio per arrivare ad avere il prodotto ottimale per una sterilizzazione ottimale, insomma. Perfetto, grazie. Prego.